Benvenuto al video sul massimo comune divisore o massimo comune fattore. Quindi, giusto per essere chiari, prima di tutto, quando qualcuno ti chiede qual è il massimo comune divisore di 12 e 8, oppure ti chiedono qual è il massimo comune fattore di 12 e 8, la C qui sta per comune, non lo so perché è venuta fuori così. Ti stanno chiedendo la stessa cosa, voglio dire, un divisore è un numero che può essere diviso in qualcosa, è un fattore, beh, alla fine anche lui è un numero che può essere moltiplicato e diviso per qualcosa, perciò un divisore e un fattore più o meno sono la stessa cosa. Quindi, tolto di mezzo questo, cerchiamo di capire qual è il massimo comune divisore di 12 e 8. Allora, quello che facciamo è piuttosto semplice. In primo luogo dobbiamo capire i fattori di ciascuno dei due numeri, quindi per prima cosa scriviamo tutti i fattori del numero 12. Allora, 1 è un fattore, il 2 sta nel 12, il 3 sta nel 12, il 4 sta nel 12, il 5 non ci sta, il 6 sta nel 12 perché è 2 per 6 e poi naturalmente il 12 sta nel 12, 1 per 12, no? Ecco, questi sono i fattori di 12. Adesso scriviamo i fattori di 8. 1 sta nell'8, 2 sta nell'8, il 3 non sta nell'8, il 4 sta nell'8. E poi l'ultimo fattore, quello che si accoppia con l'1, è l'8. E quindi adesso abbiamo scritto tutti i fattori di 12 e di 8. E cerchiamo di capire quali sono i fattori comuni di 12 e 8. Beh, entrambi hanno il fattore comune 1. E questo non è poi così speciale, praticamente ogni numero intero ha un fattore comune di 1. Entrambi condividono il fattore comune 2. Ed entrambi condividono il fattore comune 4. Ma non ci interessa solo trovare un fattore comune, ci interessa trovare il massimo fattore comune. E quindi i fattori comuni sono 1, 2 e 4. E qual è il più grande, il massimo? Beh, abbastanza facile, no? Si tratta di 4. Quindi il massimo fattore comune di 12 e 8 è 4. Fammelo scrivere giusto per dargli enfasi. Massimo con fattore di 12 e 8 è uguale a 4. E naturalmente avremmo anche potuto scrivere massimo comune divisore di 12 e 8 è 4. A volte fa queste cose un po' strane. Allora, facciamo un altro problema. Qual è il massimo comune divisore? Massimo comune divisore di 25 e 20. Beh, vediamo di farlo allo stesso modo. Allora, i fattori di 25. Allora, 1. 2 non ci sta, 3 non ci sta, 4 non ci sta, il 5 sì, perché è 5 per 5, no? E poi 25. È interessante che abbia solo 3 fattori, eh? Ti lascio riflettere sul perché questo numero ha solo 3 fattori, mentre altri tendono ad averne un numero pari di fattori. E adesso facciamo i fattori di 20. 20. Allora, i fattori di 20 sono 1, 2, 4, 5, 10 e 20. E ci basta dare un'occhiata e vediamo che, ok, entrambi condividono l'1, ma non è poi così speciale, ma entrambi hanno il fattore comune di, esatto, 5. Quindi il massimo comune divisore, in italiano è MCD, massimo comune divisore di 25 e 20 è uguale a 5. Facciamo un altro problema. Qual è il più grande fattore comune? Il massimo comune divisore MCD di 5 e 12. Allora, i fattori di 5 sono piuttosto facili, 1 e 5, ed è perché è un numero primo, quindi non ha altri fattori tranne 1 e se stesso. E quindi, i fattori di 12, beh, ce ne sono un sacco, sono 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E quindi sembra proprio che l'unico fattore comune che condividono è 1. È un po' deludente questo, eh? Però il massimo comune divisore di 5 e 12 è 1. E butto là un po' di terminologia. Quando due numeri hanno un massimo fattore comune di 1, si chiamano coprimi o primi tra loro. E ha senso perché un numero primo è qualcosa che ha solo se stesso e uno come fattore, no? E due numeri primi tra loro, quindi sono numeri che hanno solo uno come loro massimo comune divisore. Spero di non confondersi. Facciamo un altro problema. Facciamo il massimo comune divisore
di 6 e 12. 12 lo sto facendo un sacco di volte, magari dovrei essere un po' più creativo, ma comunque. Cominciamo con i fattori di 6. 1, 2, 3 e 6. I fattori di 12. 1, 2, 3, li sappiamo quasi a memoria. 4, 6 e 12. Beh, esce fuori che 1 è un fattore comune di entrambi. 2, anche lui è un fattore comune di entrambi. Anche 3 è un fattore comune di entrambi. E 6 è un fattore comune di entrambi. E quindi qual è il massimo fattore comune? È 6. E questo è interessante perché in questa situazione il massimo comune divisore, il massimo comune divisore fra 6 e 12 è uguale a 6. E quindi equivale a uno dei due numeri ed ha senso perché 6 è divisibile nel 12, no? Questo è tutto per adesso. Spero tu sia pronto a fare un po' di problemi sul massimo comune divisore e magari farò un altro modo in futuro per darti qualche altro esempio.